considero solvibile. Per me quando un uomo è solvibile è buono, anche se i suoi beni non sono poi così stabili. Rapporti sociali ed interreligiosi mai pacificati, amore, odio, lealtà ed avidità. Io già odio perché è un cristiano, ma più ancora perché l'odio, più ancora perché con questa sua stupida umiltà presta danaro gratis e mi abbassa il tasso. Sono molteplici i temi e le contraddizioni che attraversano il Mercante di Venezia di William Shakespeare sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo. È il più grande drammaturgo di tutti i tempi, dai, diciamo, fa teatro, Shakespeare è il più grande autore teatrale, insieme a tre greci, sono i più grandi esponenti della drammaturgia di tutti i tempi, terrestre diciamo. Un testo complesso ed enigmatico messo in scena con un nuovo e raffinato allestimento firmato da Paolo Valerio, con protagonista un carismatico Franco Brancalori nel ruolo di Shylock. Quello che là sta scritto io cerco di realizzarlo secondo i canoni proprio del 600, dell'epoca sua, cioè non c'è il Shylock contemporaneo. Scatarrandomi sulla barba e scalzandomi a calci come se io fossi un botolo che avete trovato sui gradini della vostra soglia. E cosa dovrei rispondervi? Hanno solo